a questa conferenza stampa, presentazione di un coordinamento, si parla di unioni civili. Sono questi i problemi di Napoli? Si può risolvere qualcosa per quanto riguarda i diritti inviolabili? Sì, questo non è un problema di Napoli, questo è uno snodo della nostra società, della nostra civiltà, va ben al di là della gestione di un fatto localistico. Diciamo che il problema che a noi preme è quello di restituire dignità alla persona. Si restituisce dignità alla persona togliendo i rifiuti dalla strada, dandogli l'opportunità di avere una scuola decente, agibile, funzionale, una sanità agibile, funzionale, decente ed anche la possibilità di essere se stessi senza ledere il diritto degli altri. Essere se stessi significa riconoscere alla sfera affettiva la stessa dignità che si riconosce ad altri tipi di sfere, tipo quella religiosa, quella giuridica. Riconoscere alla sfera affettiva dignità significa riconoscere che c'è un vincolo d'amore tra le persone, un vincolo di rispetto che va tutelato come una risorsa primaria della nostra società. Ma legalmente un registro di unioni civili ha validità o comunque ha bisogno di una legge di carattere nazionale? No, diciamo che il registro delle unioni civili ha un valore fortemente simbolico per i motivi che dicevo prima, poi ha un valore concreto di avvio di un percorso istituzionale, perché ovviamente i comuni non hanno potere legiferante, è un discorso che riguarda il Parlamento dello Stato, perché non stiamo parlando di una materia, quella della difesa dei diritti e dell'assetto anagrafico della nazione, che è dello Stato, non è neanche delle regioni. Per cui il percorso è lungo da fare, però se le città, i paesi, i comuni, che sono poi in base alla nostra Costituzione la prima espressione reale della democrazia, in base al diritto al principio di sussidiarietà, il comune rappresenta i bisogni primari, i bisogni più diretti dei cittadini. Se dai comuni parte questa forte spinta, questa forte richiesta, il Parlamento dovrà necessariamente essere investito dal basso di un compito molto, molto impegnativo e che dovrà essere risolto con sagacia, che è quello della distinzione dei concetti di famiglia, intesa in senso tradizionale, di famiglia anagrafica, di unione e quant'altro, con tutto quello che comporta poi il riconoscimento dei diritti anche economici, dei diritti anche di trasmissibilità del patrimonio, di assistenza, di essere una famiglia, intendendo per famiglia quello che dice la legge e la Costituzione. La famiglia anagrafica sono due persone che senza altro vincolo vivono insieme per affetto e per assistersi.